Continua la lotta degli ambientalisti e dei comitati cittadini contro il progetto di realizzazione della centrale di compressione del gasdotto della Snam di Sulmona. Il ricorso, depositato dalle associazioni lo scorso 7 giugno al TAR del Lazio per chiedere l'annullamento dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal ministro della Transizione Ecologica Cingolani, si basa anche su un documento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia datato 2020, che smentirebbe la documentazione della SNAM e il parere istruttorio della commissione dell'AIA del ministero stesso, riportando l'attenzione sui rischi sismici nel sito in caso di terremoto. Come spiega Mario Pizzola dei Comitati Cittadini per l'Ambiente di Sulmona. Sono 13 anni che ci stiamo battendo contro questo progetto del tutto inutile, perché è superato, è praticamente del secolo scorso ormai. Presentiamo questo ricorso perché sia il Comune che la Regione si sono rifiutati di farlo, addirittura la Regione ha votato a favore dell'AIA. Ci sono molte criticità, c'è un clamoroso documento dell'INGV che smentisce totalmente gli studi sismici fatti da SNAM e arriva a distanza di 8 anni dal rilascio della VIA, smentisce totalmente gli studi SNAM che hanno sottovalutato enormemente il rischio sismico, perché Sulmona è l'area della centrale è al massimo rischio sismico e quindi in caso di terremoto loro hanno previsto un impianto che non è assolutamente adeguato all'elevatissimo rischio che correremmo in caso accadesse qualcosa. Dunque l'opera, obsoleta, inutile e dannosa per i comitati, sarebbe anche anacronistica rispetto alle scelte imposte dall'attualissima questione dei cambiamenti climatici, come sottolineato da Augusto De Sanctis del coordinamento NOAB del gas. Sono opere fossili perché usano una fonte fossile come il metano, che è un gas clima alterante molto pericoloso, più pericoloso della CO2 quando emesso tal quale in atmosfera, e ormai ci sono le prove pubblicate dagli scienziati, non da noi, che dicono che questi impianti perdono molto metano direttamente in atmosfera proprio lungo la filiera appunto del gas. Le nostre infrastrutture sono sovradimensionate già oggi rispetto al metano, noi dobbiamo abbandonare quanto prima le fossili per le rinnovabili, per il risparmio energetico, per l'efficienza. I cambiamenti climatici sono ormai drammatici e non possiamo permetterci un'opera vecchia, approvata, presentata 15 anni fa, approvata con valutazione di impatto ambientale nel 2011, con dati, come abbiamo visto, assolutamente inattendibili sotto ogni punto di vista, sia per quanto riguarda i consumi del gas che stanno calando, sia per quanto riguarda gli aspetti del rischio sismico che sono stati sottovalutati.